La scorsa settimana abbiamo parlato dell'arco di disillusione, in cui il personaggio accetta la verità, ma scopre che la verità è tragica. Però, cosa accade se il personaggio non accetta mai la verità? Cosa accade se il personaggio la rifiuta e si butta, si tuffa ancora più in profondità nella menzogna? Oggi parliamo dell'arco di caduta. Come al solito, prima di iniziare, vi ricordo che trovate tutti i miei libri su Amazon in ebook e paperback. E se volete sostenere il canale, potete farlo anche tramite Patreon, attraverso il quale, tra l'altro, potete leggerli tutti gratuitamente. Quindi i link sono in descrizione, andate a darci un occhio. E se li avete già letti, ricordate di mettere una recensione su Amazon, su Goodreads, su qualsiasi altro sito, che per me sarebbe veramente un grande aiuto. L'arco di caduta, nella sua struttura, somiglia molto all'arco positivo. Il personaggio inizialmente crede alla menzogna, poi incontra la verità, ma invece di accettarla, la rifiuta e cade ancora più a fondo nell'oscurità della menzogna, diventando la causa della sua stessa distruzione. C'è qualcosa nella verità, un suo elemento o la verità per intero, che il personaggio proprio non può accettare, non può sopportare di accettare tale cosa. Può essere un rifiuto dovuto ad avidità e testardaggine, come nel caso di Obadiah, come vi avevo accennato nel video sugli archi positivi, oppure può essere qualcosa di più profondo, qualcosa di radicato all'interno del personaggio, come nei casi che stiamo per andare a vedere. In X-Men First Class, Magneto, Eric per gli amici, è un uomo che ha vissuto sofferenze estreme, essendo stato uno degli ebrei deportati nei campi di concentramento da bambino, dove è stato sottoposto a esperimenti da Klaus, un nazista del campo, che cercava di sviluppare il potenziale del giovane mutante. Klaus ha capito che il dolore e la rabbia possono fungere da fattori scatenanti per il potere di Eric, e, visto che è una persona a modo, decide di sparare alla madre davanti ai suoi occhi. Questo evento diventa il fantasma di Eric e lo perseguiterà per il resto della vita, conducendolo alla menzogna a cui crede. E cioè, che ciò che gli dà potere siano rabbia e odio, e che solo la vendetta sarà in grado di dargli pace. Eric diventa un cacciatore di nazisti, con lo scopo di trovare Klaus e ucciderlo. Nel frattempo, incontra Charles, che gli rivela la verità. Deve lasciare andare il suo odio e la ricerca di vendetta, se vuole trovare la pace, e che il suo potere viene da un posto più profondo della semplice rabbia. Nonostante gli sforzi di Charles, Eric cede all'odio e ottiene la sua vendetta, uccidendo Klaus, rigettando la verità e creando una nuova menzogna, più grande della precedente, e cioè che tutti gli esseri umani sono un pericolo per i mutanti e devono essere tutti uccisi. Loki, nel primo film di Thor, vuole diventare re di Asgard. Ma non per il bene del regno o del popolo, perché vuole dimostrarsi degno agli occhi del padre. Fin da quando era piccolo, è vissuto all'ombra del fratello, Thor, figlio preferito di Odino. Tutto ciò che Loki voleva era di essere trattato al pari del fratello, un desiderio che col tempo è diventato un bisogno febbrile di potere e rispetto. Nonostante sia Odino che Frigga gli dicessero che lo amavano esattamente come il fratello, Loki non crede alle loro parole. Quando Thor viene scelto per ereditare il trono, Loki inizia a cospirare per detronizzarlo. Cerca di mostrarsi al tempo stesso un candidato migliore rispetto al fratello, che pecca di arroganza e avventatezza. Ma tutto cambia quando scopre di non essere il figlio di Odino, ma bensì di un gigante dei ghiacci. Questo non solo lo devasta, ma gira il coltello nella piaga, alimentando la menzogna. Dunque è vero che è diverso dagli altri, uno straniero, un mostro, figlio del nemico, di certo non degno della corona, di certo inferiore a Thor e giustamente meno amato. Loki, a questo punto, approfittando di un momento di debolezza di Odino, che è costretto ad addormentarsi per un lungo sonno, decide di entrare in azione e reclamare il trono. Anche se esteriormente appare così sicuro da sembrare pieno di sé, in realtà sta combattendo con l'insicurezza e una bassa autostima. Teme di non essere mai accettato per ciò che è e vuole a tutti i costi provare il suo valore. Credendo che, se riuscisse a conquistare il trono, allora gli altri l'avrebbero finalmente rispettato. Thor, nel frattempo, è stato bandito sulla terra da Odino
e Loki gli mente dicendogli che Odino è morto e che Thor è il colpevole, perché il fatto di non essere stato considerato degno ha dato un dispiacere al padre che l'ha fatto morire, e ora tutti lo odiano per questo, cercando di spezzare il suo spirito. Questo è chiaramente un punto di non ritorno. Loki non crede più possibile ottenere il rispetto in modo pulito, rifiuta la verità e cade a un livello più estremo della menzogna e decide che l'unico modo è manipolare Odino stesso, ottenendo il suo rispetto con l'inganno. Rende permanente l'esilio di Thor e trama coi giganti dei ghiacci per assassinare Odino, solo per poi tradirli e fare la figura del grande salvatore di Odino. Durante il confronto finale con Thor, la gelosia di Loki è arrivata al punto tale che tenta di ucciderlo con le sue stesse mani e, fallendo, finge la propria morte e fugge. Cose che potete tenere a mente quando scrivete un arco di caduta sono sicuramente intanto che gli archi negativi non sono solamente per i cattivi e che anche i protagonisti possono avere degli archi negativi. Dopotutto, non tutte le persone sono brave persone, no? E lo stesso vale per i protagonisti. Nello scorso video abbiamo visto Kate Mazer, nel prossimo video vedremo altri esempi di protagonisti con archi narrativi negativi e l'arco di caduta non fa eccezione. Per esempio in The Social Network Mark Zuckerberg ha un arco di caduta. Inizia credendo che l'unica cosa importante sia accedere ai circoli sociali più esclusivi. Crede che questo lo renderà popolare e amato dalle persone. E nonostante scopra la verità nei primi 5 minuti di film, per tutto il resto del tempo non farà altro che gettarsi sempre più in profondità nella menzogna. In un arco di caduta, di solito, il personaggio inizia il suo percorso in un luogo un po' più oscuro rispetto a un arco positivo. E questo lo vediamo bene in Iron Man, in cui Tony Stark e Obadiah credono sostanzialmente alla stessa menzogna all'inizio del film. Però Obadiah già intrattiene rapporti con cellule terroristiche e criminali, un livello di bassezza morale a cui Tony Stark non arriverà mai. Credono alla stessa menzogna? Ma uno è destinato a un arco positivo e l'altro a un arco negativo, e quindi iniziano il loro percorso da livelli morali già leggermente distinti. Diciamo che questa è un po' una norma, quello che succede di solito, ma non è una regola. Infine ricordatevi che la cosa più importante di un arco di caduta è il motivo per cui il personaggio non può accettare la verità. È quello il punto fondamentale che distingue un arco di caduta da un arco positivo. Il personaggio deve prendere una decisione che lo scaraventerà nell'abisso più profondo della moralità, e quindi è necessario che il motivo sia ben chiaro. Con Eric, visto il suo passato nel campo di concentramento e il nazista che uccide sua madre, possiamo capire bene come mai gli sia impossibile accettare la verità di Charles. Eric non può semplicemente perdonare per trovare la pace. Con questo concludiamo l'arco di caduta. E se è triste vedere un personaggio flagellato dalla vita, che rifiuta la verità e sprofonda ancora più in profondità nella menzogna in cui credeva, forse è ancora più triste vedere un personaggio che sa la verità, che ce l'ha davanti agli occhi, l'ha già accettata, ma sceglie consapevolmente di gettarla via per sostituirla con una menzogna. Nel prossimo video parleremo dell'arco di corruzione, usando come esempi Michael Corleone e Anakin Skywalker. Vi ricordo che potete trovare i miei libri su Amazon in ebook e paperback e che potete sostenere il canale anche tramite Patreon, come stanno facendo i miei patroni che scorrono qui e che io ringrazio tantissimo per il supporto. Alcuni di loro mi supportano da una quantità spropositata di mesi, grazie mille. I link sono in descrizione, quindi andate a darci un occhio e unitevi all'ordine anche voi, che l'archivio è vastissimo e c'è bisogno di tanti piccoli archivisti che vadano lì a girare tra gli scaffali, così i gran maestri possono bacchettarli se hanno fatto merenda e si sono dimenticati di lavarsi le mani, che se no imbrattano tutti i libri.